Buongiorno e bentrovati. Siamo giunti oggi alla quindicesima tappa del nostro viaggio all'interno dei processi produttivi ceramici. Come di consueto vi ricordo che le tappe precedenti sono disponibili sia sul nostro canale YouTube che sul blog zslab.it. Argomento di oggi sono gli additivi utilizzati nelle fasi che antecedono e seguono la stampa digitale. Ci troviamo pertanto all'interno della nostra mappa lungo la linea di smalteria e in particolar modo nelle fasi che partono dall'applicazione dei primer fino all'applicazione degli smalti top glaze. Come sappiamo, l'avvento della stampa digitale che ha soppiantato le precedenti modalità di decorazione, se per certi versi ha portato dei grandissimi vantaggi, dall'altro però ha fatto emergere alcune problematiche che si possono riscontrare sia prima che dopo la stampa digitale. In particolar modo ci riferiamo ai fenomeni di repellenza che possono avvenire con gli smalti applicati dopo l'applicazione di inchiostro, dovuti alla incompatibilità chimica tra i solventi apolari degli inchiostri e l'acqua, che è un solvente polare, contenuto all'interno delle sospensioni di smalto. Allo stesso tempo, l'altra problematica che si riscontra avviene prima della stampa digitale, legata prevalentemente all'inadeguato assorbimento dello smalto sul supporto sul quale poi viene applicato l'inchiostro. Un inadeguato assorbimento che può portare a problematiche relative alla definizione di stampa. Partiamo quindi da quest'ultimo aspetto, e quindi dalle applicazioni pre-stampa digitale. Ad essere del tutto onesti, è difficile che uno smalto applicato prima della stampa digitale arrivi bagnato in corrispondenza delle testine di stampa, cioè è improbabile che il processo di evaporazione della parte di acqua contenuta all'interno dello smalto, che è appunto un solvente polare, non sia terminato prima dello scarico dell'inchiostro, che sappiamo è a base di solventi apolari. Questo significa che è difficile che si verifichino quindi dei fenomeni di repellenza tra lo smalto pre-stampa e l'inchiostro. Va anche detto tuttavia che in alcuni casi lo smalto può avere dei parametri di drenaggio inappropriati, eccessivamente o scarsamente drenante. In questo caso è necessario intervenire con l'utilizzo di una categoria specifica di additivi, quella dei primer. Che cosa sono i primer? I primer, ma questo non soltanto in campo ceramico, sono dei prodotti applicati su di una superficie che consentono di ottenere le condizioni perfette per far sì che le successive applicazioni avvengano in maniera appropriata e adeguata. In campo ceramico sono dei prodotti, degli additivi inseriti sopra allo smalto o al suo interno, capaci di gestire alcuni scenari particolari. Quelli, appunto, l'abbiamo detto, di un eccessivo drenaggio o uno scarso drenaggio da parte dello smalto, un eccesso di vapore acqueo o anche un inadeguato e disomogeneo assorbimento dell'inchiostro da parte dello smalto. Partiamo dal primo scenario. Nel caso di smalti eccessivamente drenanti, si può assistere ad una eccessiva e profonda penetrazione dell'inchiostro all'interno dello smalto stesso, che costringerebbe i produttori ad aumentare lo scarico di inchiostro per ottenere un risultato finale corretto. In questi casi ci si trova di fronte ad uno smalto che contiene al suo interno delle particelle inorganiche che, per quanto coese, tuttavia presentano tra loro degli spazi ampi, quindi degli interstizi all'interno dei quali si va a inserire l'inchiostro. L'utilizzo di un primer applicato preventivamente consente di creare un reticolo che in qualche modo va a ridurre questi spazi, riducendo quindi anche il drenaggio e quindi la penetrazione dell'inchiostro. Al contrario, uno smalto poco drenante fa sì che l'inchiostro non riesca a penetrare lo smalto, andando quindi a creare inevitabilmente anche un problema legato alla definizione di stampa, quindi l'inchiostro che, passatemi il termine, si sfalda sopra lo smalto. In questi casi l'intervento più saggio, per quanto drastico, sarebbe di riformulare lo smalto in modo tale da conferire i corretti parametri di reologia, verificando anche in qualche modo il contenuto di additivi presenti in sospensione.
Quando non è possibile quindi intervenire in maniera drastica, si può intervenire direttamente in linea di smalteria utilizzando degli additivi che in qualche modo vadano ad allargare le distanze fra le particelle solide inorganiche dello smalto, quindi con un effetto contrario a quello che abbiamo visto in precedenza. Da un punto di vista chimico, si tende ad evitare l'uso di, o limitare comunque l'uso di polimeri eleganti a favore di additivi che siano in grado di mantenere coeso il sistema senza tuttavia generare dei fenomeni di filmazione. Talvolta il problema può essere dovuto ad una eccessiva presenza di vapore acqueo. Sappiamo infatti che le piastrelle che raggiungono l'interno delle stampanti digitali hanno solitamente una temperatura che si attesta intorno ai 50-60 gradi centigradi. Pertanto lo smalto ad alto contenuto d'acqua genera un fenomeno di evaporazione per cui il vapore acqueo si accumula sotto forma di condensa sulle parti metalliche della barra di stampa, creando delle gocce che a poco potrebbero precipitare sulla piastrella, sul supporto, andandolo quindi a danneggiare. Per evitare questo tipo di problema si può intervenire in diversi modi. In primo luogo, si può, quando possibile, aumentare le temperature all'interno degli essiccatoi, in modo tale che il processo di evaporazione sia quasi del tutto avvenuto prima del processo di stampa. Va anche detto che una piastrella eccessivamente calda però può provocare altri tipi di problemi, ad esempio andando a danneggiare la barra surriscaldandola oppure provocando anche una parziale ostruzione dei nozzle dovuto allo shock termico. Allo stesso tempo, un'eccessiva temperatura del supporto ceramico può far evaporare parzialmente la parte di solvente della goccia d'inchiostro, quindi un'evaporazione che, come abbiamo visto prima, va a creare una condensa e quindi delle gocce che potrebbero ricadere sulla piastrella. Occorre però anche dire che le stampanti digitali sono tutte provviste di un sistema di blocco nel momento in cui dovessero verificare la presenza di una temperatura anomala. In secondo luogo, si può intervenire cercando di lavorare a più alte densità, quindi a conferire allo smalto, smaltobbio o ingobbio una densità superiore, limitando il più possibile il contenuto di acqua. Si tratta quindi di trovare una giusta reologia, che consenta di lavorare con maggiore densità senza però andare a intaccare il corretto livellamento dello smalto o dello smaltobbio. In questo caso si possono utilizzare diverse tipologie di additivi, livellanti, leganti, fluidificanti, per cui sia la tipologia ma anche il quantitativo di volta in volta deve essere valutato sulla base dello scenario di produzione. In terza analisi si possono utilizzare dei primer che possono essere inseriti nello smalto, ma in questo caso più prevalentemente sopra lo smalto, che sono capaci di interagire chimicamente con l'acqua, andando a ridurre la quantità di vapore acqueo. In taluni casi, il supporto ceramico, specie se si tratta di superfici strutturate, assorbe l'inchiostro in maniera disomogenea, costringendo i produttori a ricorrere a specifiche categorie di additivi, nella fattispecie leganti e bagnanti di substrato, entrambi capaci di, livellare, diciamo così, le differenze. Come lo fanno? I leganti o colle per smalti solitamente sono in grado di incrementare, aumentare i tempi di asciugamento, il che significa volgarmente che concedono più spazio, più tempo allo smalto per livellarsi correttamente. E al contempo sviluppano un reticolo organico che, nella maggior parte dei casi, contribuisce a uniformare le differenze. Allo stesso tempo, invece, i bagnanti di substrato, andando ad agire sulla tensione superficiale dello smalto, vanno a ridurre la differenza che sussiste tra la tensione superficiale dello smalto, appunto, e quella degli inchiostri, generando una migliore, chiamiamola così, accoglienza, dell'inchiostro da parte del supporto, che si traduce a sua volta in una migliore, omogeneità di assorbimento e conseguentemente anche di livellamento. Entriamo ora nel mondo delle applicazioni post stampa digitale. Le applicazioni successive alla stampa digitale non di rado comportano problemi legati alla incompatibilità tra i solventi presenti negli inchiostri e il base acqua che costituisce le applicazioni di fine linea, siano esse slurry di graniglia, top glaze, smalti ad alto peso per successiva lappatura.
In tutti questi casi il solvente che costituisce gli inchiostri è un vero e proprio derivativo di un olio e conseguentemente male si combina con la natura acquosa delle applicazioni successive. Sostanzialmente nel momento in cui lo smalto viene applicato a campo pieno nei punti di contatto con il decoro si assiste ad un fenomeno di repellenza. È un po' quello che succede quando si tenta di mescolare l'acqua con l'olio o quando si prova a pulire una padella unta di olio senza l'uso di un detersivo. Ma che cosa c'è alla base del problema e come si può risolverlo? Si chiama ancora una volta in causa il tema della tensione superficiale, quindi è necessario utilizzare determinati additivi bagnanti che vadano a diminuire la tensione superficiale degli smalti in modo tale che lo smalto possa bagnare interamente la superficie oleosa del supporto della piastrella. In sostanza è un po' come quando appunto si prova a lavare una padella unta di olio senza l'utilizzo di un detersivo. Nel momento in cui si utilizza solo l'acqua, acqua e olio sono due elementi chimicamente del tutto incompatibili e quindi non interagiscono tra loro. Nel momento in cui si va ad additivare l'acqua con un po' di detersivo, quindi si va a bagnare la superficie della padella e quindi l'olio che è steso sopra di essa, ecco che si riesce a terminare egregiamente il processo di pulizia. E questa cosa è la stessa cosa sostanzialmente che succede anche nella linea di smalteria all'interno del processo produttivo ceramico. Chiudiamo la nostra tappa vedendo a questo punto due ultimissimi scenari, un po' particolari, ma che vale la pena tuttavia indagare. Benché succeda raramente, può capitare che l'inchiostro arrivi ancora umido in corrispondenza della successiva applicazione acquosa. In questi casi è molto difficile riuscire a livellare lo smalto, a meno che non si ricorra a speciali additivi con proprietà tensioattivante. Proprietà molto efficace che tuttavia deve essere monitorata in quanto sono additivi che possono dare origine ad effetti collaterali non del tutto piacevoli, come ad esempio la schiumosità del sistema, la solubilizzazione dell'inchiostro, o a volte una eccessiva riduzione della tensione superficiale dello smalto, che in questo caso perde di coesione. Diciamo che volgarmente si dice che lo smalto è slegato. In alcuni casi invece l'effetto di idrorepellenza viene cercato, viene voluto, nel senso che ci sono in commercio dei prodotti chiamati carving, che vengono applicati mediante la stampa digitale, che vanno a creare una sorta di repellenza localizzata in corrispondenza di, ad esempio, determinati decori, come magari la venatura di un marmo o di un legno. Sono additivi che dopo la cottura procurano un'assenza di smalto, dando una naturale sensazione di profondità. A questo punto la nostra tappa si conclude, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima tappa e al proseguimento del nostro viaggio. A presto!